Buonasera a tutti, sono Matteo Lendena, nipote di Pietro Lendena, una delle vittime della strage di Piazza Fontana del 12 dicembre 1969. Il 3 maggio 2005 la sentenza tombale ha sancito la conclusione del lunghissimo iter giuridico della strage di Piazza Fontana, ma per i parenti dei cittadini morti in quella banca, quel giorno ha rappresentato il momento di spogliarsi della figura di vittime, per divenire testimoni della storia e della memoria delle lotte portate avanti con determinazione e con caparbietà per tanti anni, per raccontare la storia di Piazza Fontana, divulgandola, spiegandone i fatti avvenuti, le verità presunte o negate ed i torti subiti. Oggi esiste una verità storica sulla strage di Piazza Fontana e sul periodo stragista della strategia della tensione. E la verità storica deve essere divulgata e conosciuta. Ognuno deve ammettere le proprie responsabilità, senza voler giustificare sempre e comunque il proprio passato ed il proprio operato. La difficoltà principale per il Paese è di non aver fatto i conti con la propria storia e l'essersi lasciato passivamente ingarbugliare in un dibattito, in uno scontro frontale, composto di reciproche accuse e responsabilità, senza tenere in considerazione alcuna sentimenti, frustrazioni, delusioni e ferite dei familiari delle vittime delle stragi, costretti ad assumersi in prima persona il compito di ricercare giustizia e verità. Oggi è opportuno che si facciano i conti con il passato per giungere finalmente ad una conoscenza, una memoria condivisa sulla storia del Paese, che sia limpida, trasparente ed immune dal contagio ideologico di chi vuole, ancora oggi a più di 4 decenni di distanza, falsare la nostra storia. La memoria storica deve quindi rappresentare un muro simbolico imponente e ogni occasione di confronto e riflessione, un libro, un film, un'immagine, una commemorazione, sono i mattoni che permettono di costruirlo, di consolidarlo, di renderlo invalicabile nel suo significato più profondo, ovvero la divulgazione della storia alle nuove generazioni, destinatari di una memoria da far vivere sempre, per reprimere sul nascere qualunque pulsazione che la sfidi, qualunque gesto che ne inquini la limpidezza e che ne metta in dubbio il valore. I familiari delle vittime si sono assunti il dovere di consegnare la conoscenza di quanto avvenuto negli anni di violenza politica alle giovani generazioni. È grazie alla loro determinazione se la democrazia esiste ancora e se può progredire e consolidarsi nei suoi aspetti strutturali, se oggi può essere raccontata la storia senza che questa risulti inquinata da rigide demoniache ideologie, da dogmatismi di riferimento, da preconcetti riluttanti di qualsiasi critica. È sempre grazie a queste persone se le giovani generazioni possono raccogliere il passaggio del testimone della memoria per continuare a percorrere il tragitto verso la realizzazione degli intenti di coloro che hanno combattuto, per svolgere un nuovo ruolo di divulgazione e racconto della storia per quella che è stata, per prendere le distanze da chi osa mettere in dubbio la matrice della strage, ponendo in primo piano fisionomie alternative, per rimanere lontani da chi crede ancora in ideologie distruttive, devastanti e dietrologiche. E infine, solo grazie a queste persone se si può essere coscienti degli insegnamenti della storia. È un passaggio del testimone che le nuove generazioni raccolgono e devono difendere. Simili occasioni sono pertanto veri e solenni momenti di impegno democratico, rispettosi del ricordo e propositivi nella costruzione del tessuto civile del nostro Paese. È quindi dovere di morale civile delle nuove generazioni interessarsi al nostro passato, interiorizzarlo per contribuire a determinare e a rendere migliore il nostro futuro, continuare a ricordare e a riflettere, a promuovere occasioni di confronto civile e costruttivo, nel pieno rispetto di opinioni anche parzialmente divergenti, ma consapevoli che ci si ispiri alle virtù civiche delle vittime della strage, alla loro coscienza civile, alla loro correttezza ed onestà, che siano da esempio per i giovani, così come i familiari delle vittime, per la loro tenacia e determinazione nella ricerca di giustizia e verità, insieme a chi sia loro affiancato in questo percorso, perché le nuove generazioni possano interiorizzare e difendere i principi di libertà, verità, legalità, giustizia e trasparenza, espressione di una forma politico-istituzionale democratico-repubblicana e pilastri fondanti e spina dorsale di una carta costituzionale limpida e moralmente integerrima.
45 anni fa, il 12 dicembre 1969, scrisse e delineò la storia dei cittadini che persero tragicamente la vita all'interno della Banca Nazionale dell'Agricoltura, quella di familiari delle vittime e di tante persone, enti e organizzazioni che si sono ad essi affiancati per la ricerca di giustizia e verità. Ma all'interno della storia repubblicana del nostro paese, queste persone hanno, giorno dopo giorno, scritto la propria storia di eroi civili, e a 45 anni di distanza noi siamo qui per tenere viva la memoria storica e per non dimenticare. Grazie a tutti.